sto morendo di sete. Il tipo là non mi ha dato la, non mi ha dato da bere, si è dimenticato. In realtà non me l'ha proprio neanche fatto pagare e non avevo voglia di tornare sopra a riprenderlo. Ma cosa starà dicendo secondo voi? Boh, comunque lui è Efram, come avrete intuito, ha un canale YouTube anche lui, su cui pubblica contenuti davvero interessanti e di qualità. È una delle poche persone con cui ho collaborato su questo canale. Ho incontrato qualcuno, Londra, che voi conoscete. Credo che sia il primo YouTuber con cui ho collaborato. Direi di sì. Sì, sono io. Per pura coincidenza eravamo entrambi a Londra nello stesso periodo e ci siamo beccati per bere qualcosa assieme. Lunedì, settimana 3, mi trovo qua da Costa a prendere qualcosa da bere insieme al buon Efram. Siamo trovati qua a Londra nello stesso momento e abbiamo detto perché non beccarci. Pazzesco. Questa settimana sarà importante perché devo fare il colloquio per il NIN e potrò aprire finalmente il conto in banca che è necessario per ritirare lo stipendio. Ieri è successo un disastro. A parte il fatto che la Francia abbia vinto i mondiali, ho fatto il mio primo disastro da cameriere. Allora, vi racconto bene. Avevo fatto per la prima volta double, ovvero doppio turno. Avevo lavorato sia al turno del pranzo sia al turno della cena. Durante il break sono andato a bere una birra con i miei colleghi, che poi offrendocele a vicenda sono diventate due e poi tre. I miei colleghi avevano già mangiato e io non avevo pranzato in tutto questo. Fatto sta che mi ritrovavo con tre birre in corpo, a stomaco vuoto e abbastanza stanco dalla mia prima giornata lavorativa di 12 ore. Diciamo che le mie gambe non mi reggevano più in maniera molto efficiente. Torniamo dal break, il ristorante era pieno, il manager assegna i ruoli. Arriva da me e mi dice: oggi non ti occuperai di portare i piatti dalla cucina, porta le bevande e i cocktail. Cosa che a loro insaputa io non avevo mai fatto in tutta la mia vita. Quindi porto una bibita, ne porto due, un po' tutto traballante, cercando di non sovraccaricare il vassoio, dato che non avevo esperienza e non sapevo come maneggiare bene il vassoio pieno di bevande. Arriva una famiglia indiana composta dal padre, dalla madre e quattro figli, quindi in totale erano in sei, a questo tavolo adiacente al muro. Quindi per dare le bibite alle persone che avevano le spalle al muro dovevo allungarmi per porgergli la bevanda. Erano ormai due orette che era iniziato il turno e arriva l'ordine delle bevande di questa famiglia. Prendo il vassoio pieno di bevande: vodka, soda, bicchiere del ghiaccio, Coca-Cola, acqua, di tutto. Mi avvicino verso il tavolo e pian piano poso la prima bibita sul tavolo. Le altre bibite erano per le persone, per i figli di questa famiglia, con le spalle al muro. Potevo immaginarlo, ma non avevo mai fatto un'esperienza del genere sulla mia pelle. Mi inclino per porgere la bibita a quelli che stavano più lontano da me. Improvvisamente, senza che io avessi avuto la possibilità di accorgermene, le bottiglie iniziano a fare stum tum 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 tum, si portano tutte verso l'estremità del vassoio, che mi scivola così, mi cade, vola tutto per terra, bottiglie di vetro, acqua, vodka, ghiaccio, e la maggior parte di tutti questi liquidi finisce sulla schiena del padre di famiglia. Fradicio, dalla testa ai piedi di vodka, soda, ghiaccio, di tutto, il pavimento bagnatissimo e tutto il locale che si gira e mi fissa a me, l'unico in piedi in tutta la sala, con un vassoio grondante in mano. Alla fine ho accompagnato il signore in bagno, gli ho fatto vedere dov'era, mi sono scusato 10.000 volte e i manager in realtà non si sono neanche arrabbiati con me, mi hanno detto tranquillo, sono cose che succedono. Ovviamente gli ho riportato tutto quello che avevo versato stavolta senza versarlo, l'ho passato direttamente in mano ai bambini, così almeno non rischiavo di rovesciare di nuovo. Credetemi, è stato davvero davvero imbarazzante. 17 luglio, oggi ho dei off da lavoro e quindi Litterai lavoro in porta verso Brighton, andiamo al mare, comunque un'oretta da Londra. Io intanto studio il sequence of service e tornerà il mio manager dalle vacanze e mi chiederà se cosa fa interrogazione, tipo stile maturità. Se sono preparato, vedi che sono preparato, potrebbe upgradarmi da runner a waiter, quindi ovviamente alzarmi la paga. Aspetta, 17 luglio, oggi ho il colloquio per il NIN. Ero sul treno per Brighton e in quel momento sarei dovuto essere al mio colloquio per il NIN. Calma, prendiamo il telefono, chiamiamo di nuovo e facciamoci mettere un altro appuntamento il prima possibile, perché altrimenti io non posso lavorare. Salve, senta, io non riesco a venire al colloquio perché sono davvero malatissimo, non riusciamo a spostarlo magari domani, prima possibile, insomma. Sì, sì, tranquillo, non c'è problema. Il prossimo appuntamento che possiamo fissarle è il 10 agosto. Il 10 agosto sarei già stato in Italia, al mare addirittura. Quindi non è che tornavo indietro a Londra per fare il colloquio per il NIN e darlo al mio datore di lavoro. Quindi accetto comunque l'appuntamento, ma dovrò dirlo al mio datore di lavoro. Comunque cerco di non pensarci e mi godo la mia città Brighton. Ok, è arrivato a Brighton. No, no. Sto per di tempo che ci voglio. Paolo, videomaker fallito, vedendo tutti i video per il canale in verticale con l'iPhone. Le basi.
Si mangia tipo in inglese, fish and chips con vista mare. Fammi la review. Com'è? Ciapa. Allora, patatine. Not bad. Buono, ma ho messo troppo poco sale. Non basta mai il sale. Che piatti tipici hanno per l'Inghilterra? È il tè delle 5, vero? Dunque, anche se mi sono divertito, niente ninna. Dunque non posso riportarvi la mia esperienza. In ogni caso, come funziona? Quando avete fatto la chiamata, vi avranno dato un reference number e soprattutto l'indirizzo di un job center. Vi recate in quell'ufficio, vi faranno un paio di domande, vi chiedono i documenti, quindi ricordatevi, mi raccomando, di portare il passaporto insieme a voi. E dopo niente, that's it. Bank account, come fare? Innanzitutto non è facile aprire un bank account perché vi chiederanno un po' di documenti. Di sicuro dovete avere il passaporto, vabbè, fondamentale. Un contratto di locazione che dimostri che voi state abitando qua negli UK. E magari fatevi scrivere anche una lettera del lavoro. Ovviamente, oltre a voler vedere che abitate qua, vogliamo vedere che abbiate un'entrata. E ovviamente il NIN. Dopodiché aprire il bank account è abbastanza pratico. Potete farlo in una banca, quindi cercate la banca più vicina a casa vostra. Oppure andate online, ci sono un sacco di banche che fanno procedure online, fanno aprire bank account online. Niente, questo è quanto, ricordatevi di comunicare che avete aperto il vostro bank account al vostro datore di lavoro e dargli tutte le coordinate necessarie in modo tale che possa inviarvi il pagamento dello stipendio a fine mese. Ora vi insegno la ricetta del riso delle persone fuori casa che non sanno cucinare. Riso nell'acqua che bolle, fine. Allora, in realtà ammetto che questa è una ricetta riciclata dai miei aperitips. Comunque, parlando di cibo, ho scoperto che il cibo peruviano è incredibilmente buono e soprattutto qua a Londra sta esplodendo, come è stato per il sushi qualche anno fa. Prima non era normale mangiare cibo giapponese, ora potete chiedere a quasi chiunque e sapranno dirvi che cos'è un sashimi, che cos'è la zuppa di miso. Eppure prima non tutti lo mangiavano, considerando il fatto che loro sono avanti in tutto. Davvero qualsiasi cosa che è qua magari arriverà in Italia tra 10-15 anni. È probabile che il cibo peruviano esploderà anche in Italia tra 10-15 anni. Dunque, aprite l'avocado, poi estraete tutto l'avocado con un cucchiaio. Dopodiché dovete fare una poltiglia con l'avocado. Perché è così duro sto avocado? Quindi andate con le mani se non riuscite col cucchiaio. So che fa un po' schifo, però tanto ce lo dobbiamo mangiare noi, non lo deve mangiare nessuno. Dopodiché aggiungete limone, pepe, sale, oddio troppo, e dell'olio, troppo. Ora girate, è una ricetta fantastica, solo che l'ho fatto malissimo perché ci ho messo troppo limone, troppo olio, troppo sale. Cercate di regolarvi bene con le quantità e credetemi, è qualcosa di buono. Eppure salutare. Eccolo, è proprio lui, il riso di chi non sa cucinare. E anche la terza settimana è andata. Ormai sono ben oltre la metà della mia permanenza a Londra. Mi devo preparare all'ultima settimana, in cui devo avvisare al ristorante che mi licenzio. Oltre a dirgli che non sono riuscito a prendere il NIN, non ho aperto il mio conto bancario, mi devono pagare il prima possibile perché me ne devo tornare in Italia. Tutto questo me l'ero programmato prima di partire, ma ora che mi ci ritrovo, aiuto.